Undicesimo anno di rievocazione e ricordo della Forno Milani, che è stata una gara importante per il canavese. Sì, fortunatamente per il nostro motoclub la Forno Milani è stata una delle più importanti gare di motociclistica in salita del canavese. Purtroppo è stata sempre seguita dal motoclub di Forno, che ha seguito anche altre manifestazioni in salita. Ha sempre avuto un gran successo, portando fin dagli anni 70 migliaia di spettatori a seguirla, negli anni in cui c'erano anche quasi 10.000 spettatori lungo il tracciato di questa storica corsa. Quali sono stati i motivi che hanno spinto purtroppo a cancellare questo appuntamento? Ma diciamo che oggettivamente le velocità che si sviluppavano lungo il tracciato man mano crescevano, perché la potenza delle moto era sempre più alta e le strade sono, diciamo, non sono dei circuiti, quindi non hanno vie di fuga, e la pericolosità cresceva sempre di più. Poi si fanno ancora molte gare in salita, però sono cambiati i regolamenti, adesso sono obbligatorie velocità massime al di sotto di determinati valori, per garantire comunque la sicurezza dei corridori. È un'ottima occasione per poter vedere insieme tutte le moto storiche che sono iscritte ai libri storici della federazione, oppure le moto da corsa che hanno segnato la storia delle corse in salita, che sono moto particolari, spesso derivate dalla serie, con la cura di meccanici, preparatori e proprietari che ci hanno dedicato anima e corpo per rendere, competitive delle moto che spesso acquistavano nei concessionari normali. Questo appuntamento attira molta gente, e tutti i canavesani o anche da fuori? Ma il cuore e il grosso dei partecipanti e degli spettatori sono comunque canavesani, che la sentono più vicina a loro. Fortunatamente abbiamo molti anche spettatori e ospiti anche con le loro moto che ci seguono da fuori Canavese e anche da fuori Piemonte. Abbiamo gente che viene anche da regioni limitrofe, proprio perché sono appassionati e gli piace poter riesporre le loro moto e farle vedere al pubblico. Il Centauro Club Forno Canavese ha 60 anni. Sì, è stato fondato nel 54. Una parte di quelli che hanno fondato il motoclub sono ancora adesso anche consociati, invece c'è stato un po' di ricambio generazionale da metà degli anni 80 in poi. Siamo entrati un gruppo di 11 persone che componiamo il consiglio direttivo, più all'incirca un 200-250 tesserati, con moto di tutte le età, dalle moto d'epoca alle moto più moderne. Diversi gli eventi che organizzate, i prossimi in cantiere? Allora, nell'arco dell'anno noi partiamo sempre sul mese di aprile con la benedizione delle moto. Dopo la benedizione delle moto abbiamo un raduno per moto d'epoca, la rievocazione, che è quella che facciamo oggi con la corsa. Solitamente ci alterniamo un anno sì e un anno no con il motoclub Alto Canavese, con l'organizzazione del raduno su a Belmonte. Dopodiché noi verso fine anno facciamo ancora un raduno di chiusura della stagione, riservato quasi esclusivamente alle vespe, perché lo facciamo sempre nella settimana prima di Natale, in occasione delle feste natalizie nel comune di Forno. E bene o male nell'arco dell'anno sono queste. Poi ci alterniamo un po' con manifestazioni di regolarità e competizioni in fuoristrada con dei motorini e con le moto da cross.